Ciao, benvenuto su Instruments Attack. Come vedrai, lo strumento del giorno è un flauto igienico, cioè non occorre soffiare con la bocca, ma a soffiare sarà un mantice o camera d'aria, insomma una bottiglia, quella che ho appena terminato per farmi lo shampoo. Quindi, oltre alla bottiglia, ti occorrerà un tubo di plastica, un pezzetto di legno, sempre a forma circolare, vada bene, che si incastri perfettamente all'interno del tubo di plastica. Quindi, questo è un primo particolare. E un secondo tubo di plastica che invece si incastri perfettamente all'esterno del tubo di plastica. Una volta che avrai tutti questi materiali, potrai costruire lo strumento. Ora lo faremo insieme. Prima cosa, taglierai dal pezzetto di legno uno ancora più piccolo di 2 cm circa e alla stessa altezza farai un buco, quindi a 2 cm da un bordo, un buco da 7 o 8 mm. Ok? Fatto questo, dovrai tagliare in questo modo il tubo per creare un corridoio d'aria. A quel punto infila il legnetto fino a dove inizia il buco che avrai fatto e all'esterno metti il tubo di gomma. A questo punto potrai inserirlo nella bottiglia. Stiamo facendo insieme, questa ci va giusta giusta. E a questo punto dovrebbe suonare. Se non suona, dovremo fare dei piccoli aggiustamenti. Perfetto, suona. A questo punto tu potrai con un accordatore trovare la tonalità, quindi tagliare il tubo per avere una nota più acuta, oppure allungare il tubo. Ma come fai ad allungare il tubo? Beh, puoi usare la tecnica che si utilizza per accordare gli organi canne. Basta mettere un altro tubettino che vada perfettamente all'esterno e allungare, accorciare per accordare anche delle note più particolari. Così avremo una nota più grave. Ok? Quindi mi raccomando, non buttatevi mai niente, anzi, suonatelo!